Penso che nel momento in cui iniziamo a parlare di nuove forme di paternità, come quella della cultura di oggi presenta, anche di padri molto più presenti dentro quella che è la cura della relazione, della costruzione, della cura col bambino, è necessario iniziare a parlare in maniera diversa della paternità, così come si lavora da tanto anche per parlare in maniera diversa della maternità. Dentro un contesto così importante come quello lavorativo. Il nostro rapporto che si chiama proprio le equilibriste perché vuole far vedere quanta difficoltà hanno le mamme a conciliare il mondo del lavoro con quello della famiglia. E diamo dei dati che testimoniano del fatto che le mamme sono assolutamente scoraggiate nel mondo del lavoro e questa situazione si è amplificata oltremodo durante la pandemia. E sicuramente noi dovremmo essere capaci di, uso una brutta parola, approfittare, ma in senso benevolo, di queste nuove leve, nuove famiglie che arrivano nel nostro continente, non solo nel nostro paese, perché sono persone molto giovani e che hanno un desiderio molto forte di contribuire allo sviluppo della nostra società. Il libro di Catastrofè si adatta al tema dell'avventura perché, pur utilizzando un termine diverso, in realtà parla proprio di quella che può essere l'imprevedibilità di un'esperienza come quella genitoriale in generale. Poi io parlo molto di maternità dentro il libro, ma può essere applicato un po' a tutta l'esperienza genitoriale, che è proprio un qualcosa che non è lineare. Presenta tanti risvolti e tante esperienze che possono invece portare all'imprevedibile e alla scoperta di nuove risorse di sé ad affrontarla. Noi viviamo in un paese dove non ci sono asili nido, non ci sono mense scolastiche per i bambini e quindi ricade molto spesso sulle madri l'impegno totale del dover curare non solo la propria vita personale, quella lavorativa, ma anche quella familiare. Ci sono dei cambiamenti in corso perché i padri sempre di più si occupano anche dei figli, però siamo ancora lontani dal traguardo.